Bentornati nella cucina del gatto. Un primo piatto gustoso e sfizioso, semplice da realizzare? La pasta, zucchine e gamberetti. Ma vediamo gli ingredienti. 150 g di zucchine, 300 g di gamberetti, olio extravergine d'oliva, aglio, sale, prezzemolo, milo bianco. Laviamo le zucchine sotto l'acqua corrente e tagliamole a piccoli cubetti. In una padella, con abbondante olio extravergine d'oliva, aggiungiamo l'aglio e i gamberetti, un cucchiaio di brodo granulare e rincoperchiamo. Lasciamo cuocere per 3-4 minuti a fiamma bassa, mescolandoli tanto in tanto. Togliamo i gamberetti dalla padella e mettiamoli da parte. Lasciamo i succhi dei gamberetti nella padella ed aggiungiamoci le zucchine. Saliamo e incoperchiamo. Lasciamo andare a fuoco moderato per 10-12 minuti. A metà cottura aggiungiamo una tazzina di vino bianco. Quando le zucchine saranno cotte, prendiamone un paio di cucchiai e con l'aiuto di una forchetta rendiamole in poltiglia. Rimettiamo il tutto nella padella ed aggiungiamo anche i gamberetti. Nel frattempo che la pasta cuoce, tritiamo finemente il prezzemolo. Cuociamola bene al dente la pasta, sottraendo un paio di minuti al tempo di cottura indicato sulla confezione. E versiamola nella padella. Aggiungiamo abbondante prezzemolo e facciamola saltare a fuoco vivace. Impiattiamo e serviamo con un ottimo vino bianco. Se la ricetta ti è piaciuta, clicca su mi piace e iscriviti al canale. Alle prossime ricette del gatto!